le borse da paura. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Torna Halloween anche quest'anno e per chi lo festeggia ecco un'idea creativa molto molto carina. Un riciclo creativo fatto con i piatti di carta che trasformeremo in simpatiche borsette porta dolcetto paurosissime da portare a spasso con noi per riempirle del dolciume che riusciremo a racimolare. Mi raccomando, se non vi danno dolcetti fateli spaventare da morire. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per le nostre borsette mostruose per Halloween. Come prima cosa i protagonisti dei piatti di carta. Io ho dei residuati bellici del Natale del 1923 che adesso avranno una giusta connotazione. Allora, li ho in tre misure, frutta, primo, secondo, e andrò matchandoli. Ma potete prenderle anche solo di una misura e soprattutto del formato che volete. O fondo, così ci entrano più dolcetti, o piano, così invece ce ne entrano un po' meno, ma vengono ben uguali. Quindi quelli che avete a casa, un paio di forbici, una colla attaccatutto, pinzatrice e graffette, una fustellatrice per praticare dei buchi, ma potete farli anche a mano, un bicchiere con dell'acqua, dei lacci per il manico della borsetta, gli occhietti che si muovono, vi metto il link al video in cui vi ho insegnato a farli, io per comodità ho questi, un piatto per stemperare il colore e delle pezzette, in alternativa io userò dei tovaglioni di carta, degli scovolini per pipa, li trovate tranquillamente in tutte le tabaccherie e oggi per belle arti li trovate nei negozi di creatività ma costano il triplo, dei colori acrilici e potrebbe occorrerci del cartoncino o della carta colorata, non lo so, lo vedremo strada facendo. Faremo tre modelli, il pipistrello, il gatto e il ragno. Cominciamo subito, vi dico subito che per ogni soggetto occorreranno dai 2 ai 3 piatti di carta, ma adesso andiamoli vedendo uno per uno. Per il ragno opterò per 2 piatti piccoli da frutta, ma voi potete farlo anche grande, non c'è nessunissimo problema. Allora, cominciamo subito col dipingere ambo i lati con acrilico nero. Per il gatto userò invece 2 piatti tondi, per il pipistrello userò 2 piatti fondi e 2 piatti piani, quindi, ma voi potete usare anche 4 piatti piani e li dipingerò anche questi da entrambe le parti, quindi il pipistrello è l'unico soggetto che ha bisogno di 4 piatti, tutti gli altri ne hanno bisogno soltanto di 2. I 2 piani per il pipistrello potrete anche dipingerli se non volete sprecare colore, non del tutto, ma fino a 2/3 della loro ampiezza. Per il nostro ragnetto prendiamo 8 scovolini e dipingiamoli di nero. Basterà bagnare un po' di più il pennello e con l'acrilico così molto velocemente li macchiamo di nero. Ok, una volta dipinti tutti gli 8 scovolini mettiamoli ad asciugare. Per il nostro pipistrello ci occorrono 2 scovolini che dobbiamo tingere di nero come abbiamo fatto per il ragnetto. Per il nostro gatto ci occorrono 3 scovolini, questa volta non dovremo farli neri ma dovremo farli grigi, quindi al nostro nero aggiungiamo una puntina di bianco acrilico, anche loro ad asciugare. Adesso è il momento di una parte assolutamente facoltativa. Io voglio rendere fosforescenti le mie animal bag e di conseguenza userò un acrilico che dà un tono, che dà appunto la fosforescenza. Io userò appunto il Phosphorus della Ferrario.
Lo uso nel colore viola, anche se questo non ha un colore vero e proprio, darà semplicemente una patina. Questo potete farlo come potete non farlo, perché ovviamente alzerà notevolmente il prezzo delle vostre creazioni. Però è carino da vedere, vedete, guardate, ve lo metto qua, è questa pasta un po' lattiginosa, che però ovviamente io passerò solamente nella parte anteriore della mia borsetta, un po' per questioni economiche, perché ha un prezzo più alto che non so, perché a me l'ha inviato la Ferrari veramente tantissimo tempo fa, ve lo metto qua sotto nel box info, il prezzo, se lo riesco a trovare su internet. Però sarà carino vedere le creazioni illuminarsi al buio. Non ve lo farò vedere nelle altre creazioni, ma io lo farò in tutte le parti anteriori, quindi in tutte le facce dei miei animaletti. E voilà, e facciamo asciugare. Come prima cosa andiamo a creare il nostro pipistrello. Allora, per il pipistrello creiamo da principio le ali. Dalle nostre ali tagliamo il disavanzo, quello che non avevamo colorato, e poi facciamo una serie di archetti per dare appunto la tipica conformazione a pipistrello appunto delle ali. Prendiamo anche l'altra e per farle uguali quello che vi consiglio è di sovrapporre i piatti, con una matita ricalcare le curvette e così ritagliate a colpo sicuro la sagoma uguale. Fatte le ali, mettiamole da parte insieme al viso che abbiamo reso fosforescente. Adesso prendiamo il retro. Il retro tagliamolo in maniera retta, perché questa sarà la sacchettina in cui infilare la mano per riporre i dolcetti. Voilà! E mettiamolo da parte. Questo non buttiamolo assolutamente, ma ritagliamo da qui due triangolini, possibilmente delle stesse dimensioni. Quindi, al solito, tagliate il primo in maniera del tutto casuale e poi ricavate anche il secondo. E voilà, prendiamo due occhietti, ci occorrerà anche un pezzettino di carta bianco da cui ritagliare due triangolini. Io cosa farò? Li sovrapporrò ed ecco qua tagliati i due triangolini. Adesso andiamo ad assemblare il tutto. Prendiamo la parte che costituirà la faccia, scegliamo il verso, prendiamo anche uno scovolino bianco non dipinto e tagliamolo a mo' di sorrisone, così. Sorrisone, perfetto. Quindi appiccichiamolo con un po' di colla. Poggiamo la bocca nel posto dove vogliamo che stia, qui. Prendiamo i due triangolini bianchi e posizioniamoli a mo' di dentoni da vampiro. E voilà! Adesso è il momento delle orecchie aguzze da pipistrello. Quindi prendiamo le nostre orecchie, mettiamo un po' di colla nella parte terminale e adagiamole proprio qui. Una, così. Fatto questo, procediamo alla messa in opera degli occhi. Un punto di colla dietro l'occhietto e lo adagio qui, non troppo distante dalla bocca. Poppere, che carino, guardate la facciuzza, che bellina, eccola qua. Adesso dobbiamo far sì che vengano attaccate le ali, una qui e quindi anche su questo bordo un pochino di colla. E voilà, casomai aiutiamoci con una mollettina a far stare attaccati i due lembi per il momento. E una ovviamente anche dall'altra parte. Io assicuro poi le ali anche con una graffettatina. Adesso appoggiamo il piattino nella parte retrostante e andiamo a graffettarne tutta la circonferenza. Passiamo anche sull'ala per quanto ci sarà possibile. Cosa manca? Manca un laccetto per tenerlo. E allora,
ci starebbe benissimo un laccetto arancione che io non ho. Userò questo bianco e grigio che comunque non stona affatto. Foro qui sopra alle orecchie. Da una parte e dall'altra. E faccio passare la mia cordicella. Voilà. Quindi faccio un nodino. Ed ecco il nostro pipistrello pronto per spaventare tutti. E poi di notte lui si illumina anche al buio. Quindi proseguiamo e facciamo il ragnetto. Per il ragnetto abbiamo detto due piatti piccoli, uno dei quali va tagliato. Anche il ragnetto ha due grandi occhi. Anche il ragnetto avrà un sorrisetto un po' diverso però. E mettiamo il sorrisetto da ragnetto. Quindi vi ho fatto colorare 8 scovolini di nero, 4 per lato formeranno le zampette. Attacchiamole con la spillatrice, zampetta e graffetta, così. Quindi pieghiamo le zampette, 1 e 2. Ecco qua il nostro bellissimo ragnetto, distanziamo bene tutte le zampette e adesso, come abbiamo fatto anche per il pipistrello, facciamo in modo di unire le due parti per creare la nostra pochettina. 1 e anche qui pratichiamo due fori e poi anche qua, come abbiamo fatto prima, creiamo la nostra borsetta. Ecco qui la nostra seconda proposta, Itsy Bitsy Spider. E adesso il nostro gattone. Innanzitutto con la rimanenza di un piatto vado a fare le mie orecchie. Quindi piego a metà e già sono pronte, si può dire. E faccio un taglio curvo di qua. Così. E un taglio retto. Voilà. Orecchie da gatto, belle e pronte. E le vado ad inserire. Posso inserirle come mi pare, quindi o con le graffette per fare prima una e due, oppure con la colla. Il mio è un gatto nero, però con un bel sorrisone. Prendo un pennello pulito, del bianco ad acrilico, che userò in purezza, e vado a disegnare un bel sorriso, sempre con il pennellino bianco sporcato con un po' di nero, ma proprio poco. Faccio il nasino, punto il pennello e giro, punto il pennello e giro. Adesso attacchiamo i nostri occhi con un pennello un po' più sottile. Prendiamo dell'altro nero e facciamo una linea in orizzontale, così, che segue un po' il sorriso, e poi facciamo asciugare bene il tutto, ripassiamo ben bene col nero. Con lo stesso pennellino da precisione prendiamo un po' di grigio e sistemiamo anche il nasello, così. Fatto ciò, prendiamo un pezzettino di cartoncino, tagliamo la forma di naso, dipingiamo di grigio pure questo. Prendiamo gli scovolini grigi che vi avevo fatto fare, sporchiamo di colla il tutto il nasello, poggiamo i nostri baffi. A questo punto metto della colla anche al di sopra dei baffi e appiccico il mio nasello. Anche in questo caso tagliamo la tasca e graffettiamola tutta attorno. E anche il gatto sornione è pronto per andare a raccogliere i dolcetti. Che paura che fa! Adesso anche qui facciamo i buchini e anche il nostro gattone è pronto per fare una gran scorpacciata di dolcetti. Ora vi lascio alle foto delle nostre spaventose creature raccogli i dolcetti e noi ci vediamo dopo le foto.
di ragnetto, gatto nero e pipistrello, una più bella dell'altra. Scegliete il soggetto che più vi piace o se avete più figli preparatene una con un soggetto diverso ad ognuno di loro. Io non festeggerò Halloween, quindi regalerò queste borsette a chi lo festeggia, ma anche se non festeggio Halloween, siccome arte per te è per te e per tutti, mi faceva piacere partecipare alla vostra festa con una idea creativa. Spero che l'apprezziate, se è così regalatemi un nero pollice in su, condividete sulle vostre paurosissime pagine, ma soprattutto incontriamoci anche nella mia oscura pagina di Facebook, trovate qua sotto il link per accedervi. Vi aspetto anche sui miei canali Ombretta e Due Cuori e Una Cappa e soprattutto vi aspetto sempre qui per il prossimo video. Ciao!